Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo gli Axis AE, motori ideali per droni FPV da 5 pollici. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. I motori Axis della serie AE sono presenti in due versioni, 2306.5 e 2207. I 2306.5 sono disponibili con 1800, 1960 e 2400 kW, mentre i 2207 sono disponibili con 1850 e 1960 kW. A parte i 2306.5 da 2400 kW che vanno abbinati all'LiPo a 4 celle, tutti gli altri modelli sono da utilizzare con LiPo a 6 celle. Io ho scelto i 2207 da 1960 kW, vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Ogni scatolina contiene un motore, un set di viti, un dado autobloccante e degli sticker Axis. Per quanto riguarda i cavi abbiamo dei 20 AVG in silicone e lunghi 15 cm. L'albero motore in acciaio cavo ed è alto 13.3 mm. Il dado è un autobloccante con filettatura M5. Sulla base della campana abbiamo queste piccole punte che aiutano a non far slittare l'elica. Passando alla parte inferiore del motore notiamo i magneti che sono degli NH52 curvi. La distanza con lo statore è buona ed in linea con altri motori di questa categoria. I magneti sono 14, ricordatevi di inserire questo numero se volete settare gli RPM filter su Betaflight. Per quanto riguarda i fori di fissaggio abbiamo uno schema 16x16 M3. La campana è fissata allo statore tramite vite M3. Il peso del motore è di 34 grammi. Passiamo ora al test con l'RC Benchmark 1520, come sempre userò tre eliche dal pitch diverso, 50-40, 50-45 e 51-49. Come lipo userò tre CNHL6S in parallelo, questo per eliminare eventuali cali di potenza che potrebbero essere causati da una singola batteria. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test e devo dire che i valori sono buoni e in linea con altri motori di questa fascia, se non leggermente superiori. Una spinta di 1669-1761 grammi è piuttosto alta, complice anche il fatto che comunque stiamo parlando di un motore da 1960 kW. Come sempre quando abbiniamo kW alti e eliche dal pitch alto i risultati non sono soddisfacenti, possiamo notare un aumento dei consumi in ampere ma non della spinta generata, con un conseguente calo dell'efficienza. Consiglio quindi di non abbinare questi motori a eliche che vadano oltre le 50-45, questo perché un pitch troppo alto non apporta nessun aumento di prestazioni ma solo un aumento dei consumi. Per quanto riguarda gli ESC invece suggerisco di partire da dei 45 A o superiori. In conclusione devo dire che questi motori si sono rivelati una bella sorpresa, gli Axis della serie AE vanno a coprire la fascia media di mercato con un prezzo molto competitivo, ma offrono prestazioni di tutto rispetto. Se state pianificando una build economica ma volete usare dei motori di qualità e che abbiano delle buone prestazioni, questi Axis AE 2207 da 1960 kW sono assolutamente da prendere in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.